Buongiorno e bentrovati a Mattino 6. Oggi, venerdì 1 luglio, si venera tra gli altri Santa Ester. Ester è un personaggio della Bibbia ebraica e dall'Antico Testamento cristiano. La sua storia è raccontata nel libro di Ester ed è celebrata, secondo la religione ebraica, nella festa di Purim. Secondo il libro di Ester, questa fanciulla di origini ebraiche si chiamava Adassa, nome ebraico che significa mirto. Quando entra nell'harem del re riceve il nome di Ester. Il significato del nome deriva dal nome biblico di origine assiro-babilonese che significa stella, astro. Un Targum della tradizione ebraica spiega che ella era assai più bella della stella della notte. In ebraico Ester significa io mi nasconderò, infatti Ester nasconde la sua vera identità di ebrea per rivelarla al momento opportuno, quando si tratta di salvare gli ebrei dalla strage fatta ordinare da Aman. Ester appare nella Bibbia come una donna di grande pietà, caratterizzata dalla sua fede, dal suo coraggio, dal suo patriottismo, dalla sua prudenza e dalla sua risolutezza. Ella fu sempre fedele e obbediente a suo zio, dal quale fu adottata alla morte dei genitori, e si apprestò a compiere il suo dovere di rappresentare il popolo giudaico e di ottenere la salvezza. Ed ora apriamo la nostra rassegna stampa dai quotidiani nazionali, quindi le notizie anche dal mondo. In apertura dalla Repubblica, 5 Stelle, sorpasso sul Partito Democratico, il sondaggio al ballottaggio staccherebbero i Dem di quasi 10 punti, crolla la destra, gli italiani difendono l'Unione Europea, 2 su 3 bocciano Brexit, si riaccende la battaglia. Sull'Italicum e poi in centropagina a Sesto Fiorentino feriti e arresti, troppi controlli, la rivolta della Chinatown toscana. In breve banche sì allo scudo da 150 miliardi nel taglio basso, vediamo il dietrofront della Cassazione, quella figlia tolta e ridata ai genitori nonni. Passiamo al Corriere della Sera, vediamo la fotonotizia: Regno Unito non sarà il futuro premier, il fuoco amico ferma Johnson e poi ancora garanzie anticrisi, scudo pubblico per le banche, via libera dalla UE, tesoro in campo su Monte di Paschi di Siena. In breve quelle ipotesi sui fondi a Siena, poi credito, vi serve un piano paese, le riforme, ora è scontro sull'Italicum, i 5 Stelle non si cambia più. Nel taglio basso, Cinesi d'Italia, cosa nasconde la rivolta? Passiamo al giornale, vediamo ingiusta detenzione, tortura di Stato, ogni anno in cella 1000 innocenti, dal 92 a oggi 24.000 casi e sono stati pagati indennizi per 630 milioni. E poi la fotonotizia scossa al centro-destra, Confalonieri evoca il Nazareno e scuote Forza Italia. Banche italiane, via libera di Bruxelles, scudo da 150 miliardi per salvarle. Nel taglio basso, il centenario del capitano nato da una guerra di palloni. Ed ancora il tempo, vediamo in alto Bossetti e Iara, oggi c'è la sentenza attesa per il verdetto, i PM hanno chiesto l'ergastolo ma non c'è la prova schiacciante. E poi ancora il dossier antiterrorismo, siamo tutti impegnati contro l'ISIS e i terroristi islamici, ma cresce anche la paura per attacchi ai centri, ci è contro le espulsioni dei clandestini. Il titolo: ci mancavano i bombaroli anarchici. E poi la fotonotizia, sindaco, sindaca e gli uffici si paralizzano, impiegati inferociti nei municipi, correzioni a mano per la firma della Raggi. In breve vediamo Forza Italia 2, Bergamini resiste e arriva Valentini, requisiti
nuovo Nazareno, e poi alla Camera il 25 luglio. Adesso vogliono legalizzare la cannabis. Ancora nel taglio basso, 50 ore di servizi utili a un romeno beccato a urinare in piazza, una pipì tappa 20 buche. Il Mattino, in apertura, banche scudo da 150 miliardi, Bruxelles dà il via libera alla richiesta dell'Italia, la Commissione misura preventiva. E poi la politica, Italicum, perché Renzi non lo cambierà, la vignetta in centropagina. Lo Spinello Libero non sarà legge, la Lorenzin, ci sono consumatori undicenni. E poi il caso Higuain e società, il dovere di non rompere il giocattolo e la sfida, perché Conte può cancellare lo spread tra Italia e Germania. L'investimento Apple a Napoli da ottobre corsi per i primi 100. Nel taglio basso vediamo Porto di Napoli plebiscito per Annunziata e neppure per te sacrificherei i miei principi, così titola la lettera a Francesca. Il Fatto Quotidiano, vediamo, Renzi chiama Jovanotti, Benigni e Buffon per il sì referendum, il premier in affanno a caccia di testimonial. Cosa resterà? Poletti, Madia e i ministri a rischio exit. Il ritorno al passato, vertice Forza Italia o Villa Arzilla, l'età media è 80 anni. E poi in centropagina, aspirina, la UE vieta l'ingresso dello Stato nella capitale, solo garanzie pubbliche, banche, lo scudo col buco. Potenza, petrolio, l'inchiesta sul quartierino vola verso Roma. E poi in retroscena, così la Raggi vinse la guerra del potere, il duro scontro col rivale De Vito con dossier e accuse di reati. E poi la fotonotizia, vediamo a Londra, Johnson, Mr. Brexit, non corre più per i Tory, e nel centro basso, vediamo, lotta in pari, idea, sgominare l'ISIS col profumo. Passiamo al Libero, in apertura, vediamo, la Germania ha il cancro, la diagnosi del Fondo Monetario. 1.000 tagliandini al giorno a Libero per dire no all'euro. E poi Europa folle, vuole far entrare la Turchia, le risate del kamikaze prima dell'attentato a Istanbul. Passiamo ad Avvenire, risposta alla Decilia di Stiglia, tentatori di Istanbul, raid USA sui miliziani in fuga da Falluglia, ormai libera. Questo è il Fatto. E poi in centropagina la fotonotizia, la giusta pietà e il dovere, 10 vite di donne perse sul fondo di un gommone. Banche, ancora l'Italia potrà salvarle con il sì della UE. Passiamo al Manifesto, i fantasmi dell'Europa, la fotonotizia, ieri 10 morti, tutte donne, oltre 200 i salvati, l'ennesima tragedia di migranti. Si consuma mentre dai fondali del canale di Sicilia la Marina Militare riporta a galla il barcone affondato nel 2015 nella stiva del relitto della più grande strage del Mediterraneo. Morirono in 700 i resti di circa 300 persone. E poi ancora, vediamo la legge elettorale, controordine del Movimento 5 Stelle, Renzi e Baro, cambia l'Italicum. E poi ancora Gran Bretagna in chiesta, addebitando la Brexit al razzismo dei nativi, si oscurano le condizioni di vita degli operai. Banche ancora, la UE dà ragione all'Italia, scudo da 150 miliardi per i prossimi 6 mesi. E in Turchia, kamikaze dall'Asia centrale, Erdogan sotto tiro per le falle. Passiamo al Gazzettino, il credito, uno scudo per difendere le banche, quindi il sì dalla UE a paracadute statale da 150 miliardi garantirà in caso di necessità gli aumenti di capitale.
In breve vediamo in alto, fece circolare foto della ex nuda condannato a 1 anno e 10 mesi e poi a Mestre il raid punitivo di un gruppo di Rom contro un dodicenne. Il colloquio, vediamo, Venezia derubata e demolita, ora l'abbiamo fatta ripartire, Brugnano, il mio primo anno da sindaco. E poi vediamo ancora qui in centropagina la fotonotizia Turchia, raid contro i terroristi dell'ISIS uccisi in Iraq, 250 combattenti. Il caso 90, l'outlet cresce ancora, 300 assunzioni, eppure l'eliporto, previsti anche 1.300 nuovi posti auto. L'unità. Luna di Fiele, in apertura il titolo, novità, rivoluzioni, onestà, solo faide, casi nelle giunte grilline, Torino, bufera sull'assessora, Livorno, Nogarin sotto accusa, Roma ancora senza governo, Giachetti, opposizione dura. E poi in centropagina l'Italia recupera il relitto del maxi naufragio con 700 vittime. E tra gli editoriali la crisi delle democrazie, titolo primo, e poi ancora fuori dal blog c'è la dura realtà. In basso vediamo super scudo per le banche, battuta la Germania 150 miliardi a zero. E poi il giallo, due delitti per l'estate. Passiamo ora al Messaggero, vediamo la prima pagina. Del Messaggero, restiamo sempre sulle notizie quindi nazionali e dal mondo. In apertura il Messaggero, quindi con le banche italiane, sia lo scudo che della UE al governo sulla garanzia pubblica da 150 miliardi per la liquidità degli istituti, il tesoro, tutela estrema per i risparmiatori. FMI e Fed su Deutsche Bank, la più rischiosa. E poi l'effetto Brexit, la fotonotizia in centropagina, la paladina anti-migranti ricorda la Lady di Ferro. Colpo a sorpresa, Johnson si sfila, May favorita come nuovo premier. E poi le tangenti, Campi Rom, indagato il presidente dell'Opera Nomadi a Roma, accuse anche di violenza sessuale nell'inchiesta, 6 gli arresti politici coinvolti. E la candidatura della Hegel nel Labour della donna, una donna sfida il segretario Corbyn. La Cassazione poi ancora nel taglio basso, riavranno la figlia tolta perché troppo anziani. Quindi un passo indietro della Cassazione. Ora entriamo all'interno del Messaggero, vediamo quindi in primo piano. Abbiamo visto banche italiane, via libera UE, garanzia di Stato da 150 miliardi il tesoro, accolta la nostra richiesta per tutelare i risparmiatori anche negli scenari più improbabili, scudo di 6 mesi prorogabili. La decisione presa domenica scorsa, i fondi non possono essere usati per le sofferenze o le ricapitalizzazioni. E poi il piano, vediamo, e la società di supporto potrebbe entrare nei CDA. Il governo pensa di offrire a Bruxelles anche la possibilità di integrare i consigli a fronte delle garanzie prestate negli aumenti. Il retroscena, vediamo, tutto ok tra Renzi, Hollande e la Merkel. Si è ricomposto lo scontro sul credito, ancora il caso Fed e FMI contro appunto la Deutsche Bank, istituto più rischioso al mondo, nel mirino la colossale esposizione del gruppo tedesco nei titoli, in titoli derivati. Il governatore della Banca d'Inghilterra evoca il taglio dei tassi di interesse. Ed ora passiamo ancora avanti, vediamo sempre in primo piano, quindi come abbiamo visto tra i titoli degli altri quotidiani, Londra dopo Brexit, Johnson annuncia non sarò premier, ora favorita la May, battaglia tra i conservatori, schede in campo anche scende in campo anche il ministro Gove, Labour spunta appunto la Hegel come candidata anti Corbyn il recupero, la borsa della City annulla le perdite della settimana, così nel grafico la borsa di Londra.
Sempre in primo piano vediamo le protagoniste. Teresa, la nuova Lady di Ferro, si profila una sfida tra donne, la candidata alla guida dei Tori, paladina del nazionalismo inglese anti-immigrati. E poi Angela, vediamo la possibile leader laburista che presto potrebbe aspirare al Downing Street. Passiamo avanti, vediamo sempre in primo piano la politica, la giornata, Italicum, Movimento 5 Stelle, Renzi, Bara, PD, campioni di incoerenza, offensiva pentastellata per impedire modifiche, i renziani scoperto il loro gioco, Forza Italia e centristi in pressing sul premio di coalizione, i dubbi del Premier. E il TG3 in agitazione, vediamo in breve, Semprini assunto in Rai, scoppia la polemica. Il retroscena invece sempre sulla giornata e quindi politica, caos Dem, Franceschini e Orlando in movimento. I dati, smottamento dopo comunali e Brexit, Democrat e Grillini ormai sono alla pari. Avanti ancora il retroscena, sempre in primo piano il Nazareno bis, spacca Forza Italia, i dubbi di Berlusconi, Confalonieri li lancia, serve l'accordo con Renzi, Toti e i nordisti, non esiste il cavaliere incerto tra pressing delle aziende e la tentazione di aprire a Movimento 5 Stelle. Il ritorno di Valentini in breve, vediamo a capo della segreteria il postcerchio magico e andando ancora avanti vediamo il caso Raggi, la giunta slitta, ancora oggi la visita chiesta al Papa. Gelo tra sindaco e direttorio dopo la nomina di un ex di Alemanno a vice capo di gabinetto. Campidoglio, restano i nodi sulla squadra, De Vito avverte l'annuncio potrebbe slittare. E poi ancora vediamo l'insediamento a Torino, la Appendino è già pronta, ma si tiene le superdeleghe. Il primo cittadino si insedia e conserva le materie più pesanti, cioè attività culturali, eventi e sicurezza. Ed ancora dal mondo vediamo il raid USA, quindi la strage di miliziani in ISIS, Turchia, pista caucasica e ancora Obama e Putin in soccorso di Erdogan, va aiutato nella guerra ai terroristi. Questa è la strategia. Sempre in primo piano, alta tecnologia negli aeroporti per prevenire attentati in Italia, sensori anti-intrusione, analisi informatiche, telecamere ovunque, unità speciali affiancano nei controlli polizia, carabinieri e guardia di finanza. E questa è la stretta nei tre scali principali, Fiumicino, Malpensa e Venezia, la paura non ferma i flussi dei viaggiatori. Ancora vediamo l'intervista dal mondo a Pier Ferdinando Casini contro jihadisti e cristiani, in atto un vero genocidio. Il presidente della commissione esteri del Senato in Iraq tra sfollati e Semerga, una donna mi ha detto l'ISIS ha ucciso i miei tre bambini e ha venduto mia figlia. Passiamo ancora le cronache, vediamo truffa e violenza sessuale, bufera sull'opera Nomadi, il presidente Converso sotto accusa avrebbe intascato soldi destinati ai Rom, la nuova pista nel fascicolo della procura sugli appalti per l'assistenza, l'indagine a Roma e poi ancora la decisione, petrolio passa a Roma, l'inchiesta sulla lobby. Ancora avanti la Cassazione shock tra le cronache, ridate la figlia ai genitori nonni, revocata una sentenza precedente, marito e moglie anziani potranno riavere la bambina che ha da poco compiuto 6 anni, lui 69, lei 57 di Casal Monferrato, erano stati accusati di abbandono di minore nel lontano 2010 ma poi furono assolti. E poi diritti dei gay. Italia condannata ed ancora in breve il caso guerra aperta al femminicidio, Alfano lancia nuova iniziativa. Pagina dedicata all'economia, quindi vediamo in apertura Unicredit, il testimone passa a Mustier, il cambio dopo la designazione del comitato nomine ieri il CDA.
Lo ha cooptato quale amministratore delegato, sarà al timone dell'istituto dal 12 luglio, definito anche il rapporto con Ghizzoni, che resta direttore generale fino al 31 dicembre. Gli verranno corrisposti 10 milioni tra cash e azioni. Ed ora ci fermiamo per il consueto appuntamento con le previsioni del tempo e quindi con Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Giovanni, buongiorno. Buongiorno Elisa, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora Giovanni, quali aggiornamenti per la giornata di oggi e qualche previsione, certamente, così come fai sempre su questo fine settimana? Sì Elisa, diciamo che la giornata odierna sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo su gran parte del territorio regionale. Avremo soprattutto al mattino cielo prevalentemente sereno, con temperature massime in graduale aumento. Tuttavia, durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio tenderanno a formarsi degli addensamenti sulle zone montuose che potrebbero dar luogo a occasionali rovesci in sconfinamento verso le zone pedemontane e occasionalmente anche verso le zone collinari che si affacciano sul versante adriatico. Sono fenomeni tipici questi dell'estate, che però tenderanno poi ad attenuarsi durante le ore serali notturne e al primo mattino. Quindi una situazione questa che tenderà comunque ad essere invariata nella giornata di sabato, quando avremo ancora condizioni di bel tempo su tutto il territorio regionale, con possibili addensamenti pomeridiani sulle zone interne montuose localmente associate a delle precipitazioni che si attenueranno poi gradualmente in serata e nottata. C'è poi da segnalare anche condizioni di bel tempo stabile nella giornata di domenica, anche se nel pomeriggio sera in serata tenderanno a rinforzare venti dai quadranti settentrionali, quindi le temperature gradualmente diminuiranno di qualche grado, soprattutto tra domenica e lunedì. Poi però da lunedì, nel corso della giornata di lunedì, avremo un nuovo aumento delle temperature, perché l'alta pressione tenderà temporaneamente ad espandersi ancora verso le nostre regioni centro-meridionali, quindi temperature in temporaneo aumento. Poi però bisognerà vedere se ci sarà ancora l'instabilità nelle giornate di martedì e mercoledì, ma è ancora un po' presto per dire. Intanto comunque avremo in questi giorni, in questo fine settimana, un tempo decisamente estivo, con ovviamente addensamenti pomeridiani sulle zone interne e montuose. Elisa. Bene, grazie Giovanni, grazie a te, una buona giornata e personalmente ti auguro un buon weekend. Grazie, grazie Lisa, un buon weekend a te, una buona giornata a tutti i telespettatori. E come sempre ricordo che oltre al sito internet Abruzzo Meteo potete interagire direttamente con Giovanni De Palma attraverso il profilo Facebook di Abruzzo Meteo oppure il profilo Facebook personale di Giovanni De Palma. Potete così postare commenti, porre domande, essere insomma aggiornati in tempo reale sulle condizioni meteorologiche. Ed ora ci fermiamo per una piccolissima pausa pubblicitaria, tra poco. Eccoci rientrati alla seconda parte di Mattino 6, passiamo alle notizie regionali dal centro, vediamo le prime quattro pagine, iniziamo dall'edizione dedicata a Pescara in apertura, anziani raggirati da falsi volontari, Pescara avete abiti per i poveri e portano via gli ori custoditi in casa. In centro pagina la notte dei disperati, in tanti dormono all'aperto, accampamenti abusivi dalla stazione a Porta Nuova. Nelle cronache, donna pestata in un filmato, i due aggressori denudata alla bonifica e poi in Teramo cerca i funghi e si perde per 8 ore sui monti della Laga. In Val Pescara, tasse sottratte ai comuni in tre a processo coinvolto ex sindaco. In Basso invece un migrante ha la tubercolosi, ricoverato a Pescara un profugo di un residence di Roseto. Prima pagina dedicata invece alla provincia di Chieti, Lanciano e Vasto, vediamo in apertura.
Ateneo, capo ufficio sotto accusa a Chieti, presunta truffa del cartellino, era in Grecia ma risultava in ufficio. In centropagina la fotonotizia, campioni di slalom a Chieti per provarlo, il paradenti che fa andare più veloci gli sciatori. Nelle cronache Vasto, Menna presenta la giunta, la vice è donna. In Lanciano, Pupillo dà a Valente i superpoteri e nello sport invece l'Alli al Chieti Trevisan centra il primo colpo. Profughi nel taglio basso, primo caso appunto TBC, come abbiamo visto, diagnosi su un migrante accolto a Roseto e ricoverato a Pescara. Edizione dedicata invece alla provincia di Teramo. Vediamo in apertura, apre con il caso appunto migranti, accertato un caso di TBC a Roseto, era ricoverato da alcuni giorni, la ASL, non ci sono rischi. In centropagina la cooperativa senza stipendi protesta in municipio, servizi sociali di Giulianova e poi nelle cronache cerca funghi e si perde ore di paura. Ed ancora Di Sabatino a Ruzzo, voglio di Luca Nardo, l'avviso a Brucchi e poi ancora in Pineto lo Stato paghi la vittima del cannibale, chiesti i danni a Renzi. Folgorato sul lavoro e grave ad Ancarano, elettricista ricoverato al Sant'Eugenio di Roma. Vediamo l'edizione dedicata all'Aquila, alla provincia di L'Aquila. Sempre dal centro, Avezzano e Sulmona, vediamo in apertura. Prima pagina che apre con ospedali, tagli che dividono, bagarre in consiglio comunale sul piano validato dal governo. E poi in centropagina il Festival della Partecipazione, pranzo al castello con gli operai della ricostruzione. Nelle cronache, lite stradale picchiato da un ciclista. In L'Aquila ancora perizia scagiona i medici dopo un decesso. Ed ancora in Avezzano lancia il cane dal finestrino dell'automobile. Nel taglio basso all'Aquila sempre svaligiata una tabaccheria, i banditi portano via sigarette e gratta e vinci. Vediamo la prima pagina invece del quotidiano della provincia di Teramo, La Città in apertura questa mattina. Venerdì 1 luglio, in apertura dalla città, vediamo le notizie principali, quindi come detto la città, vediamo in apertura sicuramente con il caso, ecco il migrante, abbiamo in grafica, il migrante è malato di tubercolosi, la ASL, vediamo se riusciamo a visualizzare la pagina, un attimino di pazienza, eccoci, il migrante malato di tubercolosi, le analisi dell'ASL non lasciano spazio a dubbi, nel residence di Roseto scatta quindi l'emergenza. E poi lo speciale, 2 giorni di convegni e workshop a Castiglione, la vetrina Valfino ed ancora sciacallaggio sugli enzimi nel Vibrata, Martinsicuro il sindaco replica su inquinamento e divieti. Entriamo all'interno della città, vediamo la pagina dedicata alla regione. L'Aquila, Mariani difende il piano sanitario di D'Alfonso per il capogruppo regionale del PD. È il momento di smetterla con le polemiche di campanile sulla sanità. E intanto la senatrice Pellino appoggia invece la richiesta del centrodestra per un consiglio straordinario. Merce esposta all'esterno, blitz del NAS dei carabinieri negli ortofrutta, sospese 4 attività. Ad Assergi, scienziati della materia a convegno nel cuore del Gran Sasso, nei laboratori si discute delle ultime tecnologie per lo studio della fisica delle particelle. Ed ancora a Roseto, le analisi confermano quindi migrante del residence malato di TBC, il risultato del test atteso da giovedì non lascia spazio a dubbi e tubercolosi, aumentate le misure di prevenzione. È un ragazzo somalo, il migrante malato di 21 anni, arrivato da poco a Roseto, ma sbarcato in Italia tra marzo e aprile.
Tra i contatti stretti il protocollo prevede ora un monitoraggio più intenso sullo stato di salute degli altri migranti ospiti della struttura. Nel taglio basso, sanità. Vediamo a Teramo 3 ore di fila all'unico sportello ASL, lamentele da parte dell'utenza di circonvallazione Ragusa. Ancora fungaioli nei guai sui monti della Laga, 65enne teramano si perde nel nulla per oltre 10 ore, un collega cade e resta ferito, scivola nei pressi della cascata della Morricana al Ceppo, ma viene recuperato dai vigili del fuoco dopo aver dato l'allarme. Sbaglia sentiero e si ritrova tra i boschi, così disorientato e senza il cellulare, mentre lo cercano con l'elicottero. E a Teramo la firma e la stretta di mano, la fusione tra BCC è fatta, Castiglione e Pianella tutt'uno con Teramo. In pensione, la Rosa lascia la scuola dopo 40 anni di carriera. Il dirigente dell'istituto Savini San Giuseppe e San Giorgio saluta amici e colleghi. Il Braga vorrebbe il chiostro di San Domenico, l'istituto cerca casa tra sedi pronte, giudicate inadatte e soluzioni ideali, ma di difficile realizzazione. Sull'istituto Braga e su quanto aveva chiesto l'amministrazione Brucchi di spostarlo al Parco della Scienza, nella giornata di ieri è intervenuto il Movimento 5 Stelle che spiega il perché. Perché non può il Braga andare al Parco della Scienza. Ascoltiamo. Oggi il Movimento 5 Stelle interviene dopo la notizia che l'amministrazione comunale vorrebbe trasferire la sede del Braga al Parco della Scienza. Cosa accade? Diciamo che non è assolutamente possibile trasferire il Braga al Parco della Scienza per due ordini di motivi. Il primo tecnico, in quanto i locali sono assolutamente inidonei a ospitare una scuola di musica, perché hanno assolutamente pochissime aule, quando il Braga necessita di circa 20-30 aule, e ha dei locali ampi con una acustica pessima. Il secondo motivo è di opportunità, in quanto c'è già un progetto per quanto riguarda il Parco della Scienza che è stato elaborato dal COPE, protocollato, su cui il Comune non ancora si esprime. Quindi noi chiediamo innanzitutto che temporaneamente il Braga venga trasferito alla Molinari, visto che non ci sono condizioni ostative, e in secondo luogo che si inizi a parlare di questo bando da 500 milioni del governo italiano, vogliamo capire cosa vuole fare l'amministrazione, perché si potrebbe utilizzare o il progetto del COPE o un progetto che vada a riqualificare completamente il Parco della Scienza creando una vera cittadella della musica, oppure si può prendere ad esempio la riqualificazione della Cona, che è un quartiere abbandonato da tutto e da tutti da troppo tempo. Vogliamo chiarezza e chiediamo che l'assessore Misticoni e l'assessore ai lavori pubblici Fracassa convochino una commissione per parlare del merito di questi problemi. Torniamo al Messaggero con la prima pagina dedicata alla regione Abruzzo. Vediamo in apertura la prima pagina, quindi apre con il piano sanitario e già scontro, non si ritrovano le carte per individuare le nuove unità operative. Pescara sarà leader. Controproposta tecnica del MCA Paolucci, il decreto non impedisce i due super ospedali. E poi le nuove giunte Vasto e Lanciano nel segno delle donne. Il caso, il migrante di Roseto era malato di tubercolosi. Giulianova trova la fabbrica occupata dai Rom persino a cavallo. L'amara sorpresa del titolare della SAIG, rinvenuto anche un calesse abusivo. All'interno vediamo in primo piano quindi il piano sanitario e già scontro, controproposta, non si trovano le carte per individuare le nuove unità operative della riorganizzazione ospedaliera regionale. Una seduta rovente poi in consiglio, Paolucci, il decreto non impedisce la creazione di due super ospedali, ha detto. E la polemica nel taglio basso, sospiri contro D'Alfonso per i milioni assegnati ai comuni. Ancora, pagina dedicata a Pescara, vediamo i nodi urbanistici, ex
ENAIP e il Parco Nord. Si può fare l'acquisizione dell'immobile dal demanio, riapre la partita con i costruttori. Passa al comune anche l'ex scuola Muzi, il sindaco cauto sul mercatino etnico alla stazione. Igiene e sicurezza impongono controlli molto severi. E l'intervista, Mauro, basta errori sull'area di risulta, l'economista, la crisi ha colpito edilizia e commercio, si deve cambiare strategia e puntare sulla vera vocazione di Pescara. Ancora avanti vediamo il cibo e legalità, rosticini, occhio al falso in tavola, il fatto a mano non vale sempre come garanzia di genuinità, ad assicurare la qualità sono i controlli sulla filiera produttiva. In Camera di Commercio la lezione dei carabinieri del NAS, il rischio di contraffazione è alto ma la gente è più attenta. E poi ancora un ex sindaco e due dirigenti nei guai, si intascavano i soldi dei tributi in tre a processo. Medicina, in breve, ruolo prestigioso per il dottor Milia. Il riscatto, ancora, murale dedicato a Falcone, rivoluzione a Rancitelli. L'opera è firmata da Viviana Lagazzi, in arte Goldfish, sul muro d'ingresso del Parco dell'Infanzia. L'iniziativa è dell'associazione Clemente d'Emilio, Educhiamo i nostri bambini. Flaiano, i film dell'Italia del boom, la rassegna, la città si fa cinema nei luoghi più rappresentativi per ammirare i capolavori dello sceneggiatore pescarese. Si comincia lunedì dopo la cerimonia dei Pegaso d'Oro, progetto della Fondazione Tiboni con Comune e Regione. E a Francavilla, tutti in forma, la palestra va nelle piazze, 3 giorni con lo Sport Fitness Festival. I controlli dei NAS, ancora banchi di frutta e verdura all'aperto tra lo smog, chiusi 4 negozi. L'Aquila, via Strinella, da lunedì sarà totale traffico caos, la temporanea attivazione dei cantieri sarà problematica, la rivolta di cittadini e commercianti, così ci sembra di essere blindati. E poi il crollo Cora, ci sono errori nelle perizie dei consulenti, il caso, le persone non paghino la tassa rifiuti. E poi i collegamenti per riaprire via 20 settembre, servono solo i tempi tecnici. L'evento, vediamo la partecipazione, festival con due ministri, sono attesi Lamadia e Poletti per parlare dei problemi del sociale. Ancora avanti, eredità Saturnini, vince il comune ad Avezzano, una sentenza del tribunale mette fine al contenzioso con gli eredi, il notaio aveva lasciato una parte dei suoi beni all'amministrazione. La vicenda si riferisce alla donazione di 13 ettari di terra ed un villino che in seguito era stata contestata dai parenti. A Lugo dei Marsi morì dopo intervento, assolto il primario De Berardinis. A Sulmona, Rom non confermate le accuse di usura. Ed ancora a Sulmona, appaltati in extremis i lavori del collettore. Il comune è riuscito ad appaltare i due lotti proprio nell'ultimo giorno prima della scadenza del termine ultimo. E a Sulmona ancora vediamo in breve schianto, ferite, mamma e figlio, probabile colpo di sonno alla base del sinistro, non sono gravi. Ad Avezzano ancora approvato nuovo centro commerciale. Pagina dedicata a Chieti, vediamo in apertura caso Di Pietro, blitz di Febo, vado all'ASL con i carabinieri, non esce il parere dell'avvocato per l'azienda richiesta, non motivata appunto. Sulla riunione per il nuovo ospedale sta per partire un esposto alla procura e al presidente della commissione di vigilanza negati i documenti sulla nomina dell'alto dirigente. Febo ancora nella giornata di ieri ha parlato poi sul project financing, ascoltiamolo. Si infittisce la trama degli episodi che hanno riguardato l'intervento del presidente della commissione di vigilanza, Mauro Febbo, e l'ASL di Chieti, passando per la nomina del direttore amministrativo dell'ASL, Sabrina Di Pietro, in mezzo a una serie di denunce ed esposti alla Procura della Repubblica per il mancato accesso alla documentazione caso per caso.
Ma guardi, la storia nasce dal 1° aprile, quando chiedo la documentazione e le valutazioni da alla direzione ALS di Chieti della nomina della dottoressa Di Pietro. Dopo mi si risponde dicendo che la dottoressa ha i requisiti e, a fronte di questa risposta, presento un'interrogazione il 19 aprile al presidente D'Alfonso, all'assessore, all'assessorato, alla direzione regionale, per dire: guardate che non è così, perché questa dottoressa già ha avuto un procedimento giudiziario e si riconosce in questo procedimento che non ha i requisiti, perché quella struttura che lei attesta essere sanitaria non è sanitaria perché non ha l'accreditamento. Si fa sempre più aspra ora la questione, poiché annuncia Febo l'accesso a quegli atti avverrà con il coinvolgimento delle forze dell'ordine e dà appuntamento anche alla stampa per assistere. Ricevo una letteraccia che oggi stesso ho già mandato alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti, dove si dice che non ho diritto come consigliere regionale, tantomeno come Presidente della Commissione di Vigilanza, a richiedere questi documenti. Ho scritto al dottor Flacco che lunedì mattina, lunedì 4 alle 10:30, quindi se la stampa vuol venire, ben invitati, mi recherò con i carabinieri a prendermi questi documenti. Ma la cosa grave e l'assurdo è questo: che il parere legale c'è e non è richiesto da ALS, ma è richiesto dalla persona incriminata. Quindi la ALS si fida ciecamente di questa persona, e qui mi sorge un dubbio. La nomina, non è che la nomina di questa persona è strettamente collegata con il progetto di finanza della ALS, del nuovo clinicizzato di Chieti, visto e considerato che anche qui c'è una omissione di documentazione che viene segretata e non richiesta. Ed ancora, villaggio del Mediterraneo, l'Ateneo decide di trattare per la causa da 8,8 milioni. L'intesa va trovata entro luglio, altrimenti si attenderà la sentenza. Nel taglio basso l'inchiesta, cartellino timbrato dal collega funzionario, rischia il processo, truffa aggravata per un dipendente della D'Annunzio, indagini chiuse. Lui risultava presente in ufficio, in realtà viaggiava verso la Grecia per fare le ferie. Ed ancora avanti, vediamo a Lanciano presentata la nuova squadra di Pupillo, sorprese per le deleghe, lavori pubblici e finanze a Valente. L'urbanistica Sasso, il sindaco lascia per sé la polizia municipale. Sono soddisfatto perché è un gruppo giovane, la media è di 44 anni, ascolteremo i cittadini e collaboreremo anche con l'opposizione. E poi Vasto, completata la nuova giunta comunale, Lina Marchesani e il settimo assessore. Per l'ultima casella il sindaco Menna ha scelto la continuità, visto che è la terza tra i consiglieri più votati. A Lanciano in breve si schianta sul guardrail grave trentenne, ed ancora Vasto, materiali inquinanti alla foce del torrente. Lanciano, guerra del caro estinto, una condanna, il priore è imputato per estorsione, risvolti giudiziari per le minacce al cimitero di Casa Languida, ti metto sotto con la macchina. E poi ad Ortona, perdono di San Tommaso, al via la prima edizione, 3 giorni di musica, folklore, stand gastronomici nel quartiere di Terravecchia. Avanti, pagina dedicata a Teramo, Movida e Deor, nuove regole, scattano le multe da settembre, l'amministrazione ha scelto la strada del dialogo con le associazioni. Non vogliamo sembrare punitivi, chiediamo a tutti di partecipare. L'assessore Canzio: non è più tollerabile vedere il centro ridotto in simili condizioni. E poi la politica al centro, Parco della Scienza, nuovo progetto, Movimento 5 Stelle, il Braga trasferito alla Molinari. Tribunale, no atti d'ufficio, l'ex assessore Romanelli a giudizio. E poi l'appello, bisogna salvare la vecchia chiesa di via San Giuseppe. Economia, la nuova BCC risponderà al territorio, il nuovo patron Savini: credo che costruiremo una grande squadra, ha detto, cala il sipario sull'ex banca di Teramo. È abbellante, trovato lo svaligiatore seriale delle gettoniere. Va in fabbrica e vi trova i cavalli a Giulianova, l'ex SAIG di Collaranesco, trasformata in una vera stalla. Oltre agli animali ci sono i rom che si allenano alle corse. Firmata ieri un'ordinanza di sgombero da parte del comune, dovrà provvedere la proprietà la Progetti Abruzzesi SRL. E a Giulianova ancora i lavoratori protestano, la Pageva licenzia e il Movimento 5 Stelle invece contro il sindaco tace sull'ospedale.
Ancarano, operaio folgorato da una scarica elettrica, non si hanno notizie di un gruppo di escursionisti dispersi nei boschi. Le ricerche incessanti. Ad Alba, estate tra Carnevale e Zecchino d'Oro, varato il cartellone degli show, il comune compie 60 anni e fa festa. E poi a Sant'Omero, casa di riposo e strada completati. Passiamo allo sport con Abruzzo Sport, calcio di Serie A, Caprari all'Inter è fatta. L'attaccante è stato valutato quasi 5 milioni di euro. Resterà per un'altra stagione. In biancazzurro arriva Biraghi, adesso il Delfino pensa a un grande nome in attacco. Nuovi contatti per Gilardino e spuntano anche Matri e Osvaldo. Ci fermiamo con questo articolo per vedere il contributo video di Paolo Renzetti. Momento caldissimo nel mercato del Pescara, con diverse trattative prossime alla chiusura, altre in rampa di lancio tra realtà e suggestione. Nella tarda serata di ieri è sbucato il nome dell'italo-argentino Pablo Daniel Osvaldo, l'attaccante al momento svincolato dopo aver risolto il contratto con il Boca Junior lo scorso mese di maggio. Potrebbe dunque essere più di una suggestione. Giocatore di gran talento ma spesso discutibile sotto il profilo del comportamento, Osvaldo è un nome intrigante su cui la dirigenza biancazzurra ha incentrato le sue attenzioni dopo il rallentamento della trattativa che porta ad un altro argentino, Matias Suarez, con cui l'intesa è stata però raggiunta. Tuttavia resta una grande distanza tra il prezzo del cartellino fissato dall'Anderlecht, società in cui il magico è sotto contratto per un altro anno, e l'offerta del Pescara di circa 1 milione di euro. Situazione in stand-by. Su Osvaldo però non c'è solo il Pescara, perché proprio nelle ultime ore si è fatto avanti anche il Palermo, offrendo un biennale all'ex attaccante di Fiorentina e Roma. Dopo la Padula continua a restare al centro delle attenzioni del Pescara, perché un altro nome sul taccuino del Delfino è quello dello spagnolo Borja González Bastón, di proprietà dell'Atletico Madrid. Lo scorso anno 18 reti all'Eibar, dove ha giocato in prestito. L'attaccante è stato proposto all'entourage biancazzurro, ma su di lui preme il West Bromwich in Premier League. Sempre sul fronte attaccanti non ha sortito effetti positivi l'incontro di ieri tra il DS in pectore del Pescara Leone e l'Atalanta per Guido Marilungo e Gaetano Monachello. Agli orobici chiesto anche il difensore Emanuele Suaguer, ma il tecnico Gasperini lo vuole vedere all'opera in ritiro e per il momento dunque non se ne parla. Dopo il bel finale di stagione in maglia bianca-azzurra, Cristian Pasquato firma il rinnovo di contratto con la Juventus fino al 2018 ed è pronto a tornare al Pescara in prestito, assecondando priorità e volontà del fantasista padovano. Intanto nelle prossime ore si attendono le definizioni delle principali operazioni intavolate nei giorni scorsi, dall'operazione Capriari-Biraghi con prestito di Puskas Omanai con l'Inter all'accordo con il difensore albanese Ajeti. E la sentenza in centropagina, 2 anni di squalifica per Zauri, il collaboratore tecnico di Massimo Odo nello staff tecnico del Pescara. L'acquisto, tutto fa posto per Bizzarri, c'è anche la firma. E la trattativa Memusciai al Bologna spunta una clausola. Passiamo avanti, il calcio di Serie D, l'Aquila oggi può essere il giorno di Morgia, e poi Lega Pro di Paolo Antonio a Pescara, ma resta in biancorosso dal club adriatico oltre a Carcalis, arriva il difensore Orlando. Calcio a 5, l'Acqua e Sapone prende anche Casassa e lui il vice Mammarella. E poi il calcio dilettanti, parte l'avventura del Real Giulianova, la società presentata ieri in comune, il patron Bartolini parla di programma biennale. Angelone, dobbiamo vincere. Vediamo la presentazione nel servizio. Come mai ha deciso di venire a fare calcio, di investire a Giulianova, una piazza comunque importante? Ma tutto è partito per scherzo tra amici, ho degli amici qui a Roseto e quindi mi hanno chiesto se invece di continuare a fare calcio in una realtà dove gli spettatori erano una 50ina a partita in Serie D, fosse il caso per me di venire qui a Giulianova e poter fare calcio su una piazza più importante, dove il calcio era il primo sport della città.
e insomma, sentendo in città l'umore della gente, ho capito che insomma, c'erano i presupposti per poter far bene e per poter togliersi delle soddisfazioni, perché quello che cerco io nel calcio, di cui ho una passione insomma, innata, sono le soddisfazioni. Quindi quali soddisfazioni maggiori per un presidente di non farle in una piazza come Giulianova? Quello che io ci tengo a dire è che nel calcio purtroppo la matematica non esiste, quindi bisognerà avere pazienza tutti e noi cercheremo comunque in tutti i modi di fare subito il salto di categoria. Quando con Luciano Bartolini, che ringrazio, abbiamo fatto i primi colloqui, ho capito subito che da parte del presidente Luciano Bartolini c'era quella passione, quella voglia, quella umanità di ripartire anche da una categoria inferiore, ma con quei presupposti, con quegli ingredienti che possono ridare quello slancio alla passione per il calcio. Io ho anche detto e annunciato che lunedì ripartono i lavori al Castrum, un impianto che per 40 anni è stato un campo di patate, noi ci abbiamo investito 1 milione di euro, oggi i lavori sono interrotti perché la ditta che se ne stava occupando si era resa inadempiente, abbiamo risolto il contratto, abbiamo riaffidato a 3 ditte che si occuperanno di completarli, quello è un impianto che sarà un gioiellino, in 90 giorni sarà completato, e il Fadini che sarà affidato, io mi auguro, alla società, non ho dubbi, ma lo devo dire da sindaco perché c'è un avviso pubblico, che ieri abbiamo fatto la delibera di giunta per l'affidamento della gestione del Fadini, che purtroppo, per inadempienza della vecchia società, si sta rovinando come manto erboso. Ma anche in questo abbiamo già fatto un accordo che ci porterà a rilanciarlo. L'appuntamento con Mattino 6 termina qui, vi lascio all'oroscopo del giorno e vi auguro una buona giornata e buon fine settimana. Ariete, il settore professionale è in grande movimento, ma avete la sensazione di rincorrere gli eventi senza riuscire a focalizzare le vostre prospettive. Prendetevi il tempo necessario per ponderare le vostre decisioni. Toro, sfolgoranti intuizioni vi aiuteranno a risolvere le situazioni stagnanti. Sempre nel lavoro siete perfettamente in grado di vedere molto più in là di tutti gli altri. Non abbiate però fretta di vedere risultati. Gemelli, oggi, come per incanto, l'umore diventa brillante e i rapporti umani si fanno positivi. Nel lavoro spingete pure sull'acceleratore, il cielo sopra di voi propone situazioni ottimali per la vostra realizzazione. Cancro, amore e orgoglio non vanno bene insieme, bisogna scegliere con il cuore e non farsi distrarre dai dubbi e dai pensieri negativi. Grazie alle persone che vi girano intorno, in serata ci sarà una bella atmosfera. Leone, è il momento di raccogliere i frutti del vostro impegno, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto finanziario. Otterrete quindi buoni risultati, abilità e fiuto per gli affari non vi faranno certo difetto. Vergine, in questi giorni avete davvero le mani bucate, non vi farete mancare nulla e in qualche momento potreste anche essere presi dalla smania di investire una piccola cifra. In campo amoroso mostratevi più pazienti. Bilancia, se vi rendete conto che qualche progetto non ha possibilità di riuscita, accantonatelo momentaneamente. Se trovate punti deboli con il partner, rafforzateli, è nelle vostre possibilità. Scorpione, la salute oggi dovrà essere il primo vostro pensiero. Evitate che una frustrazione sul lavoro o nel quotidiano si trasformi in malessere fisico. In ambito professionale non strafate, in campo affettivo limitate le pretese. Sagittario, la fortuna non vi farà mancare i suoi benefici, ma dovrete porre dei limiti alle vostre ambizioni, evitando di spingervi in terreni sconosciuti. Nel lavoro non vi mancheranno le occasioni per mettervi in luce.
Capricorno, il cielo sopra di voi è di colore grigio. Il vostro fisico è stato così sotto pressione nei giorni scorsi che è arrivato il momento di concedersi una pausa. In amore otterrete molto. Acquario, volete modificare qualcosa nella vostra esistenza? Allora buttatevi adesso, il momento è propizio al cambiamento, specie se siete nati nel mese di febbraio. Accontentate in tutto e per tutto la persona amata. Pesci, spirito pratico e buonsenso, non disgiunti da una buona dose di fortuna, vi aiuteranno a realizzare un ottimo lavoro. Sentimento e sensualità renderanno più freschi i rapporti esistenti.